In arrivo nell'Aretino 7 milioni di euro per 14 interventi per la difesa del suolo. È quanto stabilisce il nuovo documento operativo approvato dalla Giunta regionale, che segna il nuovo approccio al tema della mitigazione del rischio idraulico, programmando opere per 170 milioni in tutto il territorio regionale già finanziati e aggiungendo nuove risorse per 25 milioni che andranno a finanziare un ultimo pacchetto di interventi. Abbiamo mantenuto gli impegni, ha commentato il presidente Enrico Rossi. Come avevamo annunciato, la difesa del suolo per noi è una priorità e con questo punto fermo abbiamo dato corso a un programma ingente di opere e di risorse che interessano tutta la Toscana. Dopo il documento sull'erosione, conclude il presidente Rossi, quello di oggi chiude la programmazione di una materia così delicata e importante connessa all'assetto idrogeologico della regione. Nella strategia unica di difesa del suolo delineata dal documento operativo è compresa anche la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua già finanziata dai consorzi di bonifica per un totale di 16 milioni che vanno ad aggiungersi ad altri 190 milioni. Per quanto riguarda le opere più significative che vedranno la luce nella provincia di Arezzo nel 2016 e che per la maggior parte proseguiranno nel triennio successivo, saranno gli interventi sul torrente Ciuffenna, Terra Nuova Bracciolini per 1.700.000 euro e la sistemazione della frana Montevarchi per 710.000 euro.